a tutti nell'Istituto Montessori di Somma Vesuviana. Eccomi qui oggi per regalarvi l'emozione che ho vissuto io quando ero piccola, perché tutto è cominciato proprio, a parte una passione, diciamo, che coltivo da quando ero bambina per le culture e tradizioni della mia terra, ma anche dai valori che mi sono stati trasmessi dai professori che erano allora in questo istituto, ma nonché in prima persona dal professore e dal proprietario. Ecco, stiamo parlando, eccolo qui, del preside Biagio Auricchio, il proprietario di questo istituto, che mi coinvolse a frequentare qui le scuole, e da qui ho portato avanti i valori. Saluto tutte le persone che ci seguono, e in particolar modo saluto Tony Di Terrizzi dal Brasile in collaborazione con TV Amaral per la trasmissione sempre al telefonino. Ecco che oggi, per le culture e tradizioni della nostra terra, per il progetto che ho ideato I Love My Life, sono qui e sono anche molto emozionata, perché sono nell'istituto dove praticamente ho frequentato le superiori, le medie, ecco, e da qui ho continuato a coltivare la mia passione per il benessere, per i benefici dell'arte, della musica in particolare. Dove sono? Sono all'Istituto Maria Montessori di Somma Vesuviana, e ringrazio il dirigente Francesco Auricchio che ci ha permesso di fare delle riprese in questo istituto, ecco, per rivivere un po' delle nostre emozioni. Sono qui in compagnia di Esther, ecco qui al mio fianco, ve la presento. E lei, praticamente con lei oggi vogliamo fare delle riprese per tutto l'istituto, come dicevo, per rivivere anche le mie emozioni. Quindi Esther, siamo qui, che in questo posto, io ricordo quando ero piccola, sì, si facevano le recite, sì, ecco. Questo è l'auditorium dove i ragazzi si incontrano nelle feste per presentare i loro spettacoli, e dove ci sono anche effettivamente i momenti di riunioni. Ovviamente con il periodo che c'è stato ultimamente abbiamo dato delle modifiche, quindi ci sono stati feste ovviamente con le dovute precauzioni, e qua ci si incontra per questi momenti speciali. Io ricordo i momenti speciali, ma veramente vissuti in modo speciale. Il dirigente oggi, Francesco Auricchio, era il professore di musica, e lui allietava tutto con armonia. In questa sala lì c'era il coro, qui i bambini che si esibivano. Io ho ancora questo ricordo bellissimo, che mi è stato trasmesso anche dal papà, la signora Auricchio e Biagio, che lui è stato praticamente a coinvolgermi, a farmi iscrivere in questo istituto. Per me è un'emozione grande, perché oggi è come riportare in vita anche il signor Auricchio dopo anni a promuovere questo istituto, perché grazie a lui oggi la passione di quella persona che ti ha, sì, convinto e coinvolto a continuare gli studi. Continuare gli studi, mentre io avevo avuto dei problemi di salute, frequentavo un altro istituto più nella mia città, e non avendo potuto continuare mi bocciarono, ecco, per questi problemi di salute, e sul mio percorso incontrai il signor Biagio, che mi disse: no, tu hai capacità, devi continuare, e mi fece scrivere proprio qui. E io qui ho trovato tutto, praticamente dall'istruzione, la musica, l'arte, e la voglia di approfondire anche con le nostre culture, con l'agricoltura, perché qui abbiamo anche un giardino biologico. Sì, c'è anche un orto, sì, è vero.
Ecco, dove insegnare ai bambini proprio a seminare per poi raccogliere, questo è il nostro obiettivo. Poi voglio ringraziare Stazione Universo, la web channel dove in collegamento ogni settimana facciamo delle dirette per far sì che il progetto venga divulgato anche a Firenze. Il cameraman Giovanni Romano per le riprese.